imbarcazioni, Mastra, Parola, Cadimare, Pezzano, Canaletto, Ciara di Lirici. Nei pressi dei 500 metri per iniziare le operazioni di defilamento delle... Amici del Museo dello Sport, buongiorno. Armando ai microfoni, siamo a Marola, siamo alla quinta gara in programma, una gara che le prepaglio si stanno susseguendo una all'altra e oggi Marola tocca il suo turno, oggi è una giornata importante, San Vito, una ricorrenza particolare per il paese, il santo del paese, una festa e perciò sempre abbinata a queste belle esperienze di gare che sono state fino a ieri l'anima della popolarità e del grande, diciamo, grandi tradizioni per la borgata. Primo. Matteo, ora? È pronto? C'è un'altra baracca, vi mettete sotto quella baracca, la metà, vedi? No? Bene ragazzi, siamo a Marola ed eccoci qui insieme a Carzoli Gianni. Una giornata importante per lui come presidente, una giornata di responsabilità, una giornata dove c'è tutto filare a menadito perché siamo anche in casa della Marina Militare che ringraziamo per, diciamo così, per i permessi che ci dà per venire a vedere e praticare le nostre immagini e il, diciamo così, le gare che fa. Beh, una giornata importante, da te la spiegazione di oggi, tanto come si apre, poi più o meno cosa faremo? Beh, intanto hai detto bene, un ringraziamento alla Marina Militare che ci permette di poter svolgere nelle acque della Baia Duca degli Abruzzi questa gara, che è una gara molto importante perché è un primo vero test dopo circa un mese appunto di gare per vedere le condizioni delle imbarcazioni e degli equipaggi. È un campo di gara ottimale, quindi si può vedere veramente qual è lo stato di forma e chi ambisce sicuramente alla vittoria del campo. Difatti tutte le borgate e i vogatori è una gara che fanno molto volentieri proprio per le condizioni in cui si svolge. Come sempre la nostra borgata è in piena attività, i volontari sono al lavoro ormai da settimane sia per al lavoro della sagra sia per preparare questa gara che è importantissima come dicevo prima.
Voi giocate veramente al centro, sia come gara, sia come sagra, sia come momento critico di valutazione anche degli equipaggi. E nel solito tempo, un po' si è visto le prime quattro giornate, abbiamo visto già qualcosa al di fuori dei Galattici, nel Fezzano, insomma. Però poi il resto è tutto veramente una grande discussione. Ti pregherei di non dire Galattici, perché i Galattici sono stati i nostri ragazzi degli anni 2000. Trova un altro aggettivo altrettanto importante, perché per l'amor di Dio sono un equipaggio forte e valido, però i Galattici sono Lavalle, Sassi, Pierleoni e Liberatore. Sì, non volevo offendere loro. No. Mi sembrava giusto sottolineare questo. Sì, l'ho già detto prima, è importante, è un campo di gara ottimale dove le forze in campo si vedono bene, quindi oggi sicuramente ci saranno le conferme di chi si deve confermare, immagino nei senior, e nelle donne invece si vedrà veramente chi ha qualche cosina in più. Insomma, più o meno. Anche nei junior c'è, diciamo, per ora una supremazia per quanto riguarda il Muggiano, ma credo che il Cadimare sia molto vicino e possa ambire anche alla vittoria finale. Ma si dice sempre che con il junior non c'è mai due volte la solita gara che si possa vincere, però quest'anno i ragazzi del Muggiano stanno, diciamo così, rendendo onore al titolo, però domenica non c'erano e vabbè, e Cadimare è uscito alla grande e ha fatto la sua gara, ma mi a vedere oggi vedremo, tutti tirano fuori le grinfie, perlomeno anche per calcolare quanto vale l'equipaggio. Ma soprattutto nei junior, lo dice a me che abbiamo sperimentato questa cosa nel 2011-2012, quando i nostri ragazzi non partivano né da favorite niente, eppure al Paglia ha fatto una grande gara, un grande risultato. Per cui, come hai detto te, nei junior non si sa mai, non è mai scontato il risultato. Quest'anno, fino adesso, perché noi possiamo parlare solo delle cose che abbiamo visto, il Muggiano e il Cadimare hanno dimostrato di avere qualcosina in più. Tanto invitiamo tutti alla sagra del raviolo e poi tutto quello che c'è di buono da mangiare, da assaggiare. Le cornie sono sempre le prime e nel solito tempo forza e coraggio per le gare che si fanno. Una tua opinione per oggi, più o meno, come andranno i tuoi? Ma guarda, lo dicevo prima, secondo me ci sarà la conferma nei senior del Fezzano. In questo momento francamente mi sembra una spanna superiore a tutti. Nei junior credo che ancora in questo momento il Muggiano sia leggermente avanti. Nelle donne francamente il pronostico è difficile, perché secondo me sia le Grazie che il Porto Venere in questo momento si equivalgono abbastanza. Per quanto riguarda la sagra, hai fatto bene a ricordarla, ci siamo ancora stasera, il prossimo weekend, ormai è una sagra molto rinomata, conosciuta, e ci fa piacere che si abbia raggiunto questi livelli. Grazie. Risultati eccezionali, alla gola si arriva veramente bene. Grazie Cargioli. Ciao. Di nuovo. Grazie. Tanto lasciamo Cargioli e andiamo in mare a vedere più o meno le preparazioni e la prima gara in programma. La prima gara in programma è quella delle ragazze e andiamo a vedere più o meno cosa si sta preparando. Bene, siamo quasi pronti per sentire lo sparo dei 10 minuti alla prima gara in programma, la gara delle ragazze, la gara che vedrà partire 8 equipaggi, almeno così abbiamo letto sulla pandetta, e ora vediamo le ragazze che stanno facendo un po' di allenamento e noi ci mettiamo qui dalle bandierine che sono di filata. Una giornata bella, una giornata calda, una giornata molto importante, quinta giornata delle prepaglio, una giornata dove ci sarà un po' il test
delle prime giornate. Ecco qua, lo sparo l'abbiamo sentito adesso, perciò 10 minuti alla partenza. Dicevo, una giornata dove vedremo queste imbarcazioni che cercheranno di portare a termine la loro performance nel migliore dei modi, con tutte gli accorgimenti, con tutti gli accorgimenti del caso. Le imbarcazioni appoggio sono sotto le navi che sono in demolizione. Ricordiamo che domenica Negrazie ha vinto la gara e ha vinto veramente bene anche sul Porto Venere, che non è riuscito ad agganciare, e allora forse ha pensato di lasciare andare la gara così come stava svolgendosi. Però Legrazie, che già varie volte aveva tentato ed è sempre stata sul podio. Molta gente sul pontile che la Marina ha dato la possibilità di occupare per vedere la gara. Ringraziamo sempre anche questo ente che, malgrado tutto, si predispone alle necessità del Marola, della borgata, perché avrebbe potuto dire di no, in quanto c'è il sommergibile ormeggiato, e avrebbe potuto veramente non dare il permesso. Per questo la ringraziamo per questi sforzi e per aiutarci, perché ci sta aiutando proprio nell'esecuzione di questo sport che a noi ci interessa moltissimo. Bene, abbiamo in partenza il Fossa Mastra, CRDD, Cadimare, Legrazie, Porto Venere, San Terenzo, Muggiano, sono tutte pronte, si stanno allineando alla bandierina, C'è un po' di vento che li porta verso il pontile. Saremo quasi pronti, è uscito qualcuno dalla griglia, il Muggiano. Prua la bandierina, dice Terrabella, se no andiamo con le immagini. Anche Rebel Fossa Mastra a posto. Otto imbarcazioni in partenza, si è attraversato il Cadimare. Ed ecco, in questo momento è partita la gara ai primi 500 metri. La griglia bella compatta. Sta salendo per i primi 500 metri, si alza dal centro Porto Venere, Legrazie,
abbiamo le imbarcazioni che stanno salendo. Oggi è un test per tutti, tutti cercano di dare il massimo e nel miglior modo possibile. Le Grazie in prima posizione, Le Grazie in prima posizione seguita da Portovenere a fianco, Portovenere Le Grazie, Portovenere Le Grazie, Portovenere Le Grazie, le imbarcazioni stanno salendo ai 500 metri, hanno percorso circa 200 metri, ancora dalla parte opposta però abbiamo un'altra imbarcazione, sempre Le Grazie in prima posizione, Le Grazie Portovenere, Le Grazie Portovenere, terza posizione abbiamo il San Terenzo, andiamo a vedere chi gira per primo, la boa dei 500. Aumentano le palate del posamastra, il posamastra ha recuperato ora a giro di boa, gira in questo momento Le Grazie Portovenere, San Terenzo e tutte le altre insieme, esce bene il Le Grazie. Stiamo andando per 1000 metri, ancora in prima posizione Le Grazie, siamo a lineare, Le Grazie al primo posto, ha preso quasi un'imbarcazione di vantaggio. Bellissima, c'è il recupero, c'è il recupero in CRDD, anche il posamastra, anche il posamastra sta cercando di aumentare le palate, resiste il Le Grazie, dalla parte opposta il Portovenere non riesce a star dietro al Le Grazie, Le Grazie sempre in prima posizione, c'è il CRDD che sta rosicchiando acqua alle Grazie, terza posizione il CRDD è passato in seconda, c'è seconda e terza CRDD Portovenere. E ora il CRDD che sta aumentando il CRDD, andiamo a vedere se riesce Le Grazie a tenere fino in fondo. Bellissima gara di queste ragazze. Ancora Le Grazie nella prima posizione, non ce lo prende più nessuno questo palio, questa vittoria. Seconda posizione se la sta giudicando il CRDD. Posizione è Le Grazie che taglia in questo momento, Le Grazie prima posizione, secondo il Portovenere, terzo CRDD,
quarto il Cadimare e quinto il Fossa Mastra. Bella gara, bella gara, bella gara, una cosa veramente molto tirata, un'acqua speciale, una gara fatta con i sacri doveri della voga. Abbiamo visto tutte le ragazze che avevano un grande impegno a tenere la posizione, ce l'hanno messa tutta, hanno dato il massimo di se stessi per dare anche capire cosa si può fare ancora a bordo. Qui vediamo il Fossa Mastra, per noi in quinta posizione, però poi vediamo all'ufficialità. E ora andiamo a vedere le prime che si sono classificate, che è stata per portare a termine la grande fatica dei 1000, un giro di bandierina ai 500, e le grazie si aggiudica questa gara. Brave, brave, bravissime. Brave ragazze, brave! Vediamo qua le ragazze del Porto Venere. Arrivo ufficiale, allora primo le ragazze delle Grazie, secondo il Porto Venere, terzo il CRDD, come avevamo visto entrare fra le bandierine. Questa bella giornata di sport, un campo di gara veramente all'altezza, oserei dire anche meglio di quello del Palio del Golfo, e cui gli armi hanno potuto competere e far emergere i valori in campo. Io comincerei come sempre dagli equipaggi femminili, partendo dal settimo arrivato Muggiano, sesto Cadimare, quinto Fossa Mastra, quarto Sante Renzo, terzo il CRDD in 5:46:88. Il CRDD l'abbiamo visto, un grande recupero nell'arrivo. Un saluto particolare ad Elisa, cui noi maranini siamo particolarmente affezionati per le tante vittorie che ha portato in borgata. Perché sono le donne, se le bacia tutte, 15 baci però. Un applauso ancora e chiamo il secondo classificato, Porto Venere. Porto Venere, in 5:45:57. No. Ed ecco il Porto Venere. Ecco le nostre ragazze, brave, bravissime anche voi. Coppa e medaglia d'argento. Un applauso alle ragazze del Porto Venere. State qua perché dovete prendere ancora un'altra coppa. Primo classificato, 5:42:94, le Grazie. E le Grazie. Che conferma il buon risultato come di domenica scorsa. Una gara super eccellente. Brave. Coppa e medaglia d'oro. Coppa e medaglia d'oro, è un po' che si sente, non si sente parlare di oro. Un applauso. Si ritorna ad avere anche la medaglia d'oro alle premiazioni delle prepaglio. Passiamo alla premiazione degli equipaggi. La capobarca, diciamo capobarca. Quarto remo, no vabbè, ma me dico capobarca perché gli altri non sono venuti, è l'unica che parla. Ora appena arrivano le interpelliamo. Va bene. Una gara eccezionale oggi, partita bene, ai 150 metri avete messo fuori la prua, avete girato il 500 bene, siete usciti bene, avete mantenuto fino in fondo malgrado gli attacchi del Porto Venere e del CRDD. Una gara premeditata, una gara sofferta, ma è una gara dove
realmente tutti i puntini sulle i sono state messe. Allora sì, la gara è stata, diciamo, sofferta anche perché comunque rispetto alle altre è stata la gara anche come tempo, come caldo, la peggiore, quindi è inutile negarlo, è una gara sofferta sicuramente. E sì, c'è stato comunque un Porto Venere e un CRDD sempre lì attaccato e noi abbiamo cercato di lasciare la distanza iniziale fino alla fine, però non è stato facilissimo, ecco. Una gara che anche domenica avete realmente risoluto, perciò insomma da quando è iniziato il percorso i vostri affacci sono stati buoni e oggi si sono visti già i risultati e penso che si sia un po' consolidato il punto chiave della barca. Sì, diciamo che comunque essendo ancora lunga la stagione dobbiamo consolidarci ancora meglio perché poi di qui al Palio tutto può succedere e speriamo comunque di continuare così, perché alla fine vincere è sempre bello e speriamo di continuare. Oggi una gara ostica anche perché mare eccezionale, si doveva provare il tutto e per tutto. Sì, in genere la gara di Marola è una di quelle migliori, come può essere quella di CRDD, perché le condizioni del mare sono uguali per tutte, quindi in teoria dovrebbe essere una tra le più veritiere, speriamo che sia così. La vostra barca com'è in questo momento? A posto? C'è ancora da fare qualche rimessa a posto? Dico come equipaggio. Come equipaggio? Sì. No, come equipaggio siamo questo, ci alleniamo, cercheremo di farlo come abbiamo fatto fino ad oggi, cercando sempre di migliorare quei dettagli che per adesso, diciamo, non sono proprio a posto, ecco. Se dovessi aver paura di un equipaggio, chi ti fa più paura? Assolutamente il Porto Venere, conosco due ragazzi che hanno vinto insieme a me. Conosco la loro testa, conosco il loro fisico e quindi devo dire loro, ma in primis sono mie amiche e gli mando un bacione. Grazie di tutto, grazie e auguroni e ancora buona festa. Grazie.